Rassegna stampa di oggi 15 maggio 2018, cari amici, questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Caso Regeni è il giorno della consegna delle telecamere da parte dell'Egitto, il nuovo ruolo del governo nell'indagine. Quasi 2 anni e mezzo dopo la scomparsa del ricercatore di Fiumicello, il Cairo concede le immagini della videosorveglianza ai magistrati della Procura di Roma, forse senza data e ora. Una mossa che sembra segnare una svolta nell'atteggiamento degli egiziani riguardo all'omicidio avvenuto nel 2016 dopo la rottura nei rapporti tra la Procura e le autorità. Volo Malaysia Airlines 73370, il pilota eluso deliberatamente i radar, rispunta ipotesi suicidio-omicidio. Ne è convinto il team di inquirenti che ha cercato di risolvere il mistero del Boeing 777 della Malaysia Airlines, incluso Martin Dolan, l'uomo che ha guidato le vane ricerche sottomarine dell'aereo. Donald, riporta il Newsweek, ha parlato al programma australiano 60 Minuti. A Emilia, i collaboratori di giustizia dopo il raid punitivo al pentito Signifredi. Ci sentiamo minacciati, hanno detto, dopo il pestaggio del contabile dell''Ndrangheta condannato nel processo Pesci. Cresce la tensione tra i protagonisti del primo maxi processo contro la mafia in Emilia-Romagna. Il 15 maggio inizia la requisitoria finale nell'aula bunker di Reggio Emilia. Stefano Cucchi, il carabiniere che ha fatto riaprire il caso dei Pony in aula. Colleghi mi dissero l'hanno massacrato. L'appuntato scelto Riccardo Casamassima si è presentato in aula e ha ripetuto le stere parole messe ai verbale davanti al PM Giovanni Muserò. Dichiarazioni che hanno fatto riaprire il caso del geometra romano. Al Fatto Quotidiano aveva detto paura, ho ricevuto pressioni. Embraco, presentati i progetti di 2 aziende, salvi tutti i lavoratori con pari diritti e retribuzioni. I dipendenti dell'ex società del gruppo Whirlpool, che all'inizio dell'anno avevano ricevuto la lettera di licenziamento, verranno riassorbiti nello stabilimento di Riva di Chieri grazie a una joint venture israelo-cinese e alla torinese Astelav. Il piano, di cui si attende la firma definitiva, secondo FIOM Torino, sarà operativo a partire da giugno. Speriamo. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.